È stato avvistato Jumbo Josh di Garten of Bambam nella vita reale. Alcune persone dicono di averlo incontrato in un parco giochi, dove io ora non voglio andare. Dicevano che gli piaceva nascondersi dietro gli alberi e spiare gli altri. E io l'ho anche incontrato su Minecraft, in questo mondo dove lui mi seguiva proprio come fa nella vita reale. Il mondo continuava a cambiare. Prima di guardare, iscrivetevi e lasciate like e commentate quanto fa 3 più 3. Ok, gli alberi sono molto importanti. Oggi sono in un mondo molto particolare. È pieno di costruzioni strane ed ho paura che ci sia qualche cosa che non vada, perché qui mi è stato detto da un mio amico che ha esplorato questo mondo che c'è qualcuno. Raga, ma dove sono finito? Oh mio Dio, mi sono salvato con il secchio d'acqua che avevo in questo inventario. Porca vacca. Questo mi sembra che sia il dungeon di un vecchio mondo che avevo. Ci avevamo anche giocato a sto mondo qua, mi ricordo. Ok, ho preso la chiave perché qui io mi ricordo che c'era... effettivamente si doveva aprire. E in realtà non è che io mi ricordi molto, perché è passato molto tempo da allora. Allora, qua... cosa? Ah, certo. Qua bisognava seguire questo percorso. E qui, ok, si deve andare da quella parte, ma lì non si può aprire, perché ti serve la chiave per poterla aprire. In questo caso c'è una leva. Ok, la apro così e... No, questo è Jumbo Josh. Raga, ma che cosa ci fa Jumbo Josh qui? Muori. Ok, 2 più 2 è 4. Ok, mi ha dato la leva, perfetto, perfetto, perfetto. Via, 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 via. Salta prima che rinasca, perché poi questi qua rinascono purtroppo. Salta qua, ok. Prendiamo la leva, perché dobbiamo aprire il prossimo. Comunque io non mi... cioè, non capisco come ci siamo finiti qua dentro. Vedete, è rispawnato. Volevo dimostrarvelo, così almeno non pensate che dico cavolate. Allora, ok, saltiamo qua e poi qui. Perfetto. Apriamo la porta. A sto punto ho paura di sapere che cosa succede se vado, insomma, nelle prossime stanze, perché mi posso aspettare di tutto. Allora, qua non si può, come vedete, scavalcare, quindi praticamente devo seguire questa strada, diciamo, questo pattern. Ok, e allora la leva si prendeva qui, mi ricordo. Dammi la leva, per favore. Ok, grazie. Per fortuna mi sto ricordando un po' di cose per poter andare avanti. Però, scusate, ma io prima ero in un altro mondo, raga. Ero nel mondo del mio amico. Ora sono entrato in questo mondo. Come è potuto succedere? Cioè, io voglio proprio porre l'accento su questa cosa, perché non è normale. Vabbè, io vado avanti. Ok, vediamo un attimo cosa c'è qua. Bah. Ma sono ritornato qui! Allora, è diventato notte, ma a me sembra che sia diventato notte tutto ad un tratto. Quindi non so che cosa sia successo qui, Però, vabbè, andiamo dentro questo tempio, che sembra un tempio giapponese o, insomma, più asiatico. E quindi mi chiedo che cosa ci faccia in questo mondo. Magari è un mondo di tipo asiatico, anche se poi dopo qua mi sembra ci siano altre strutture. Allora, sono entrato in questo coso. Io sto facendo, non so, degli obiettivi, degli advancement a caso. Allora, io sto trovando un po' di cose che sono utili, tipo questo, che è molto utile. Non abbiamo visto niente, io non ho visto niente. E raga, noi stiamo avendo un'allucinazione, non c'è quello. Non c'è quello là che ho visto, vero? Non esiste, quello che ho visto io... non esiste. Infatti è sparito. Non esiste. No, 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 raga, non vi preoccupate. Non esiste, non esiste. Non c'era. Vi garantisco che non c'era. Non dobbiamo preoccuparci di cose che non esistono. È un po'... ho paura, raga, ho paura. Perché c'è Jumbo Josh lì? Ora, non prendiamoci in giro. Quello è Jumbo Josh. Che cosa vuole da noi? Perché non se ne sta su Ban Ban? Perché deve venire da noi? Raga, è qua. Diavolo, diavolo, diavolo. Usciamocene via, usciamocene via. Dove bisogna andare? Aiuto. Ok, me ne vado in questo altro dungeon, non ne voglio sapere niente. Via, 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 via. No. A questo punto non riuscivo più a capire che cosa stesse succedendo. Perché stavo cambiando mondo? E perché c'era Jumbo Josh in questo dannato mondo? Che cosa sta succedendo? Io farò così per entrare, perché purtroppo qua non si può entrare altrimenti. Bene, questi cosi immediatamente togliamoli prima che sia troppo tardi e io muoia. Potrebbe essere che tipo non ci siano abbastanza mostri. I diamanti, raga, lo sapevo. Vedete perché è importante esplorare questi dungeon? Perché in questi dungeon ci sono sempre delle cose interessanti. Infatti io adesso, dato che c'è Jumbo Josh qui con noi, direi che mi faccio una spada in diamante. Per non saperne né leggere né scrivere. E per non saper nemmeno parlare, evidentemente.
Niente, mi son fatto il piccone in diamante, raga. Bene, andiamocene via. Oh, guardate, ma che cosa sono queste cose? Ok, queste sono teste. Vabbè, non è importante. Credo di aver visto qualcosa, ne sono abbastanza certo. C'era... Secondo me era Jumbo Josh, perché era un qualcosa di verde. Le cose verdi... sì, vedete lì, c'è un nome, raga. E... Oddio, che figata questo posto, raga. Mi piacciono molto questi dungeon. Però non mi piace che ci sia Jumbo Josh... Non mi piace affatto. No, infatti, raga, non mi piace, io ve l'ho detto. Noi siamo in un'avventura molto pazza, ma non c'è Jumbo Josh. Noi siamo in un'avventura qui e ci stiamo divertendo, stiamo ridendo, stiamo scherzando, stiamo trovando un sacco di tesori, di cose per cui vale la pena esplorare e trovare un sacco di... E Jumbo Josh non è qui con noi che ci rompe tutto. No. Come si scappa? Aspetta, il letto me lo prendo. Deve venire giorno. Via. Non muoio. Ok, non sono morto, sono vivo. Ok, via per la miseriaccia. Ok, posso dormire per fortuna. Dai, dormi così almeno arriva il giorno, così magari Jumbo Josh se ne sparisce proprio via. Oh no, ti pareva ovviamente. Raga, dove sono finito? Ok, ho dormito e sono, credo, nella dimensione dei sogni. Bene, in questa dimensione, raga, per chi non lo sapesse, ci sono delle creature particolari. Non dovevo dormire perché la notte è maledetta, no? Io, allora, dovete sapere che io sono un esperto di queste cose, cioè delle dimensioni, di ciò che succede, delle cose strane. Voi lo sapete, io vi dico sempre tutto, dei nuovi indizi, delle nuove cose, dei nuovi misteri. E ora sono di nuovo uscito, a quanto pare. Sono uscito dalla dimensione dei sogni. Ok, dobbiamo stare attenti, non dobbiamo mai più dormire, anche perché in questo mondo purtroppo non si può dormire. Uno di questi misteri che c'è in questo mondo, ve lo sto dicendo ora, e evidentemente, perché non lo sapevo, adesso lo so, è che se si dorme non viene giorno e si va nella dimensione dei sogni, a quanto ho capito. Mi dispiace, è così purtroppo. Infatti non dobbiamo proprio dormire. È un mistero veramente strano, non so perché ci sia o per quale motivo, per quale ragione il mio amico si abbia giocato a questo mondo strano. Veramente non so proprio perché. Perché c'è una radio qua? Magari possiamo ascoltare tipo delle persone che parlano, ma non credo proprio che funzioni questa radio, che è tutta fake. Raga, c'è Jumbo Josh lì dietro. Lo vedete? Forse è difficile anche da vedere, perché in effetti si mimetizza fra il verde. Però è lì, ve lo posso garantire. Madonna, che cosa inquietante, raga. Perché mi sta seguendo? Che cosa vuole da me? Scrivetemi se dobbiamo continuare a seguirlo. Raga, io qua sto trovando anche cose molto interessanti, come le rune che ci danno dei poteri strani, che io però non so, accidenti, perché va bene che so i misteri, ma non li so proprio tutti. Quindi, tipo qua ho trovato uno specchio. Questo specchio che caspita faceva? Ok, questo specchio ci porta, credo, al letto dove abbiamo dormito l'ultima volta. Allora, mai premere questo magic mirror, questo specchio magico. Qua ci sono altri diamanti e direi appunto di farci, stavolta senza sbagliare magari, una spada in diamante. Stavolta ho detto senza sbagliare e intanto però sbaglio il nome. Il resto del video l'avete capito. Mettiamo questa torcia così almeno non spawna nessuno qui e... No, io non ci sono, non ci sono. C'era Jumbo Josh che continuava a seguirmi dovunque io andassi e per un qualche motivo venivo costantemente teletrasportato in altre dimensioni. Ma ora guardate cosa succede qui. Niente, sono di nuovo stato tippato qui, raga. Che caspita, perché? Vabbè, allora, ho un'idea, questa potrebbe essere casa nostra. Potrebbe essere, secondo me, un'idea molto caruccia, perché è fatta proprio bene questa casa, quindi io direi di farci una cesta, di non preoccuparci per Jumbo Josh o tutte le altre cose che verranno, e proprio di star tranquilli, chiudiamo la porta, nessuno arriverà sicuramente, mettiamo tutte le cavolate tipo qui dentro e soprattutto salviamo il posto dormendo, ovviamente. Vi prego, fa che non vada... nella cosa dei sogni. Ovviamente è andato nella cosa dei sogni. Quando mai? Raga, cosa sta succedendo? Sentite. Oh mio Dio, raga, ma che cosa sta succedendo? Ho paura. Ma che cavolo. Sto cercando di capire che cosa. Perché tutto ciò? Perché? Dove devo andare adesso? È tutto buio, raga. Vorrei uscirmene da qui se possibile, ma io non capisco. Ecco, di nuovo. No, Jumbo Josh è qui, raga. Ci vediamo al prossimo video.